Siamo con Romani Saccani, vogliamo chiedere loro la loro filosofia progettuale, l'approccio al mondo del design, che non è solo, immagino, nel mondo dell'illuminazione. No, ci occupiamo sia di illuminazione sia di arredamento di interni e anche di arredo urbano, e però abbiamo una predilezione, una passione soprattutto per l'illuminazione perché è legato al mondo della luce che ha sempre qualcosa di affascinante. Qui abbiamo le vostre collezioni, diciamo, per vistosi, apparentemente abbastanza slegate sia a livello di forma, a livello formale, che proprio di costruzione, di ideazione di progetto. E invece questo fil rouge. Esiste perché chiaramente ogni collezione, per quanto diversificata e mirata a alcune tipologie di prodotto, ha però come fil rouge appunto quello di studiare delle forme sempre molto precise, semplici, pure che valorizzino in qualche modo la resa illuminotecnica. Volevo partire da Diadema, poi questo è un elemento, Esatto. praticamente questa canna, no? Di Canna di cristallo, vetro. di vetro, che poi, se vogliamo, è un po' anche nella storia dei vistosi, perché pensare a questo filo di giogali. Ecco, quello che volevo dire è che questa lampada, l'avete pensata in questo modo, poi ce lo spieghi, ma è anche un giusto mix, connubio tra una parte artigianale e una parte quasi industriale di Sì, produzione. sicuramente. A differenza della Jogery non è un filo lavorato a Sì. mano, ma è una tramoggia che lo lavora, per cui è un filo che cola da una fusiera, da un forno. Il brief ci è stato dato da Matteo, è stata un po' una sfida perché proprio in una delle vari incontri che avevamo avuto, sul tavolo, proprio un po' come sono oggi qua, aveva delle canne e ci ha detto che lui era uno quasi degli produttori esclusivi di queste canne e che ha una disponibilità di colori infinita. Ci ha buttato un po' così la sfida di pensare a una nuova lampada utilizzando proprio queste canne, proprio perché un po' lui aveva l'esclusiva e perché da anni lui lavorava e voleva creare una collezione con le canne, ma in realtà non era mai riuscito a formalizzare qualcosa. Poi da questo elemento, dalla canna per diventare lampada, si ha bisogno di questo, no? Della struttura che la regge e la fa diventare tridimensionale. Della montatura. Sì. Originariamente questa è la montatura, diciamo, finale con cui adesso esce il prodotto, ma originariamente era nata semplicemente con una foratura nella bacchetta e un anello di metallo le trapassava tutte e le teneva sospese, e quindi la bacchetta, come poi è rimasta un po' anche nel progetto definitivo, resta appesa proprio e scende Gravità, per la diciamo. gravità del peso. L'idea che c'è alla base della diadema era quella di creare un volume, che poi alla fine è un cilindro, quindi un volume semplice, come tante delle nostre cose, in cui la montatura non venisse, scomparisse, fosse celata dalla bacchetta di vetro, in cui davvero il vetro, che poi non è un soffiato, ma è una bacchetta lavorata manualmente, lucidata, quindi porta con sé Simulata, una tra l'altro. lavorazione artigianale, anche perché tra di loro non sono perfettamente uguali. Certo. Era quello davvero di creare un volume tutto di vetro in cui la montatura non Sparisse. sparisse. Quest'altra scultura anni 70 che abbiamo qui, mi Allora, ricorda un po' le lampade anni 70. questo è un altro prodotto Si chiama? di Vistosi, si chiama Boreale. La Boreale ha chiaramente parte da tutt'altra forma, si indaga un po' il discorso del volume a sfera. La sfera che però in questo caso volevamo fosse appunto metà trasparente e metà in vetrolattimo. Il progetto è tutto nella montatura, ancora una volta, dei due vetri. Anche qua la montatura è scomparsa, non si vede come sono assemblati, ma se con un po' di attenzione proviamo a aprirli. I due vetri, di cui uno molto importante, che è quello sotto,
alloggia all'interno la sorgente luminosa, ma la calotta che appunto dovrebbe appoggiarsi sopra la nasconde completamente. Quindi ancora una volta io ho un vetro pulito con una lavorazione anche abbastanza complessa che accostandoli richiama poi una lavorazione artigianale che è quella dell'incalmo, e la sorgente luminosa è anche lei alloggiata all'interno e è scomparsa. Quindi anche vedendo poi l'oggetto assemblato da sotto io non ho mai l'abbaglio diretto. Ancora una volta un progetto che sfrutta la gravità, però in questo caso ci sono proprio due elementi. Diciamo che una volta il vetro soffiato, ancora oggi ha questo sfumato, no? Dall'attimo al cristallo. In questo caso il taglio è netto, è dato proprio dalla composizione gravitazionale di due elementi. Sì, sì, ancora questa volta possiamo dire che la forma ci riconduciamo è una semplice sfera, però è composta da due vetri ed è un vetro particolare perché il vetro trasparente supporta il vetro incamiciato bianco che appoggio sopra. Quindi c'è anche qua una cura nel dettaglio, nello studio di arrivare a delle forme molto precise per far collimare questi due volumi. Il primo approccio in azienda qual è stato? Ci racconti qualche aneddoto rispetto proprio a queste cose, cioè al fatto di studiare questi dettagli? Ma noi già normalmente quando presentiamo un'idea non arriviamo dall'azienda solo ed esclusivamente con il bozzettino, la prima idea e basta. Lo schizzo appunto. Ma normalmente già quando arriviamo all'idea abbiamo più o meno definito anche i particolari, che chiaramente l'azienda poi è libera di migliorare e perfezionare, perché la sapienza dello studio tecnico è sicuramente più importante di quello che possiamo oppure l'utilizzo di soluzioni che si avevano in casa, come dicevamo prima, per diadema. Se dovessimo trovare una linea comune in questi vostri progetti per vistosi, la gravità, la forza di gravità è sicuramente questo fil rouge, anche perché questo lenzuolo che cade di vetro genera questa lampada che si chiama? Si chiama cloth, sì, c'è anche in questa lampada questo elemento della gravità e c'è anche, diciamo, l'elemento che dicevo prima di ricostruire, di cercare di riproporre un volume apparentemente semplice, canonico, ma con una finitura che solo, diciamo, una lavorazione molto artigianale del vetro ci ha consentito. Ci piaceva l'idea di creare una campana con queste ondulature come se fosse un drappo, appunto un tessuto che casca, in cui però non ci fosse una vista privilegiata. C'è una pianta molto irregolare in cui io non ho una vista... È proprio questi dentelli. Questi dentelli che sono tutti irregolari, sono tutti uno diverso dall'altro, che muovono il vetro, quindi rendono quasi morbido una superficie che in realtà è quella del vetro. Le due finiture, il bianco satinato volutamente per sottolineare la texture materica e tattile di quello che è il fazzoletto vero e proprio. L'altra per contrasto, perché arrivando a un'argentatura, tra l'altro un'argentatura molto particolare, non si fa altro che valorizzare le pieghe. Perché è particolare? Perché con la regolazione della luce si passa da una finitura metallica che sembra quasi esclusivamente un volume di metallo, appunto, si passa a una tonalità tortora e sparisce completamente l'effetto invece cambia proprio freddo. Particolarità poi anche la base, sì, che noi volutamente non abbiamo voluto fare uno stelo che finisse in una base bianca che annullasse il tutto, ma offrire uno specchio che appunto riflettesse questa lavorazione appunto irregolare che nella base si specchia e soprattutto la staccasse, la alzasse da quello che è il piano d'appoggio.